Che tipo di controlli ematologici e diagnostici generali bisogna fare dopo i 40 anni? In particolare le donne, a che cosa devono prestare attenzione perché la macchina del corpo continui a funzionare in maniera efficiente anche superati i 40 anni? Comunque è una fascia di età delicata di passaggio per le donne, per il corpo delle donne. Lo chiediamo oggi al nostro dottor Carlo Gargiulo. Ben ritrovato, Carlo. Grazie, bentrovati a tutti e bentrovate alle nostre ascoltatrici, soprattutto Ecco, visto che allora che parliamo di cosa loro. dobbiamo controllarci? Che tipo di esami del sangue ci suggerisci? Intanto permettimi una premessa: le donne sono la più grossa soddisfazione per il medico di famiglia, perché in realtà sono quelle che seguono regolarmente i loro controlli periodici, sono quelle che fanno i test che devono essere fatti. Quindi devo dire, dal punto di vista della prevenzione, la donna è sicuramente molto più attenta dell'uomo e anzi spesso si occupa pure del marito, del compagno, perché tante volte questo si dimentica le cose che deve fare. Quindi diciamo e aiutiamo le nostre ascoltatrici a fare una prevenzione la più accurata possibile e la meno impegnativa, perché poi in realtà cerchiamo di farla velocemente. Allora, l'esame principe che noi facciamo prima di entrare negli esami del sangue è sicuramente il Pap test e l'HPV test. Sono i due test che adesso sono più in auge, che servono dopo i 40 per diagnosticare precocemente cosa? Da una parte l'HPV test, le infezioni dai batteri, dal virus del papilloma. Il virus del papilloma è un virus che all'interno del collo dell'utero provoca delle lesioni che in alcuni casi, con alcuni tipi di questo virus, possono trasformarsi in un cancro del collo dell'utero. Identificarlo per tempo, combatterlo, eliminarlo, significa risolvere il problema. Il Pap test, diciamo che è un esame successivo rispetto all'HPV test, perché il Pap test già ci fa vedere la presenza di alcune cellule un po' sospette e quindi ci porta a fare degli accertamenti un pochino più approfonditi. Questi due esami insieme rappresentano oggi il gold standard per arrivare a fare una diagnostica precoce dei rischi connessi ai tumori del collo dell'utero. Ma l'altro esame importante dopo i 40 anni è anche, e forse anche prima dei 40, io già comincio a consigliarlo oggi, essendo ormai un medico di famiglia di vecchia data, comincio a consigliarlo alle figlie delle mie pazienti o addirittura alle nipoti delle mie prime pazienti, perché chiaramente gli dico già dai 18, cominciate quando fate la doccia, ogni tanto a fare un'autopalpazione del seno. Sì. Estremamente importante quella si fa, si deve fare in presenza di qualche dubbio Andare con immediatamente andare a vedere di che cosa si tratta. Ma passati 40, una volta ogni 2 anni, una mammografia, e cioè un esame che serva a vedere con un esame radiografico la mammella e vedere nel suo interno la presenza di microcalcificazioni sospette, questo va fatto ogni 2 anni, dicono le nostre, quelle sono le linee guida, è sufficiente. E invece io consiglio tutti gli anni, un anno accoppiata alla mammografia, un anno da sola, di fare un'ecografia mammaria. Sono due esami che messi insieme ci consentono di seguire l'evoluzione di questa mammella e di capire nel tempo che cosa può succedere. Discorso a parte, ovviamente per chi ha una familiarità importante per i tumori della mammella, quindi lì va fatto Va con una seguita maggiore diversamente. precauzione. Invece a Esatto, quindi. livello di esami ematologici, no? Quelli di routine Sì. che intanto ogni quanto tempo vanno fatti e in particolare quali? Allora, 40-50 anni, siamo ancora tra i 40 e i 50, una donna in età fertile, quindi una donna che ha le mestruazioni. La mestruazione rappresenta la causa principale di anemia nelle donne in questa fascia di età. Quindi, facendo l'esame del sangue, l'emocromo è indispensabile. Il primo esempio: emocromo, ferritina e sideremia. Sono tre esami che ci dicono subito le condizioni del come sta lavorando il nostro midollo, se perdiamo troppo sangue, se le condizioni anche nutrizionali sono quelle giuste. Accanto a questo, gli esami, ti ricordi, ne avevamo parlato quando abbiamo accennato il discorso per quella che è la prevenzione maschile, anche nella donna la glicemia, la zootemia, la creatinina, gli esami del colesterolo, i trigliceridi, ancora gli esami per quello che riguarda la funzione del fegato. Tanto più la funzione del fegato va analizzata
in quei soggetti che magari hanno assunto o stanno assumendo la pillola anticoncezionale, quindi anche lì va studiata con più attenzione, transaminasi, gamma GT, e poi ancora un esame delle urine, altro elemento importante. Ricordiamoci che nella donna l'esame delle urine ha un valore estremamente importante per quelle cistiti silenti, che tante volte sono presenti, non danno segnale, ma magari sono già il segnale di un'infezione urinaria. Ce ne accorgiamo leggendo il sedimento, vedendo i batteri, e da lì poi faremo eventualmente un'urinocultura e andremo a studiare meglio la situazione. Ancora dal punto di vista degli accertamenti e non più esami del sangue, io consiglio di fare, ma una volta ogni 4-5 anni fino ai 50, un esame della una MOC, una mineralometria ossea, per vedere come sta l'osso. Perché è importante in questa fase? Perché l'osso comincia a depauperarsi, comincia a depauperarsi presto, ma sì, poi dopo i 50 va molto più veloce. Certo. Allora in questa fase si può intervenire per cercare di sostenere il nostro osso. Senti Carlo, tu prima giustamente hai detto tra i 40 e i 50 la donna è ancora in età fertile, no? E sì, tra l'altro purtroppo l'età media in cui si diventa mamme in Italia tende ad aumentare, tant'è che si parla di primipare attempate, no? Quindi per chi invece vuole controllare la sua cosiddetta riserva ovarica, perché insomma sta comunque tra i 45, a volte veramente si arriva tra i 40 e i 45, insomma in quella fascia in cui sarebbe un po' tardi per fare un figlio, però ci sono tante donne che oggi si trovano in questa situazione lì. Che tipo di esami andrebbero fatti? C'è un esame che si chiama l'ormone mülleriano, è un esame che si fa ormai normalmente e che serve per valutare la riserva ovarica, quindi ci dice qua più o meno quanta possibilità c'è ancora di avere lo sviluppo di un ovulo che porti poi ad una gravidanza. Anche un'ecografia, di qui poi entriamo un po' in un discorso, se prevediamo, una donna prevede di voler arrivare ad una gravidanza in questa fascia di età, un'ecografia per valutare le ovaie, stavo dicendo le nostre, ma ahimè, ancora no. Le ovaie è estremamente importante perché anche quella ci consente di vedere un po' la situazione. Chiaro che se poi ci troviamo di fronte ad una donna che ha già provato ripetutamente ad avere delle gravidanze, non c'è mai riuscita, bisogna entrare in un discorso di procreazione seguita, dico io, o assistita, ma lì entriamo in un discorso più specialistico, certo, magari una volta o l'altra lo accenneremo, ma insomma per adesso Senti, non fa parte. Invece la tiroide, sì, in questa fascia di età, e anche a volte sia il problema, diciamo, riproduttivo, sia il discorso che magari si tende ad ingrassare e non si riesce a dimagrire. E c'entra un po' la tiroide e va controllata con degli esami specifici? Allora, fra gli esami del sangue io aggiungo a volte quello che oggi viene chiamato TSH reflex, che è un esame che serve per misurare l'ormone ipofisario, il TSH, che è quello che stimola la tiroide. In presenza di alterazioni di questo ormone, andare poi a studiare la tiroide con l'FT4 ed eventualmente con un'ecografia tiroidea. Generalmente io lo faccio fare a chi ha una familiarità tiroidea o a chi ha qualche sospetto diagnostico di una tiroide che potrebbe non funzionare. Il discorso dimagrimento o aumento ponderale e tiroide, diciamo che è un discorso al limite, borderline, perché in realtà non tutti sono d'accordo che un ipotiroidismo porti a importanti aumenti ponderali. È spesso una scusa che viene utilizzata per nascondere magari un'alimentazione scorretta. Ma io ho la tiroide, insomma, C'entra niente, più o c'entra niente. meno. Va bene, insomma, ci hai chiarito anche qui il tagliando delle donne dai 40 ai 50, che cosa bisogna fare, quindi seguiremo senz'altro i tuoi suggerimenti. Con Grazie. molto piacere e ancora un saluto alle nostre ascoltatrici.